Stefano Sottili, esordio in Lega Pro Seconda Divisione con un risultato importantissimo, una vittoria che dà morale, una vittoria arrivata dopo una partita giocata con grande attenzione da parte del Carpi contro un avversario sicuramente molto ostico. Beh, credo una vittoria meritata. Se andiamo a vedere le occasioni da gol create dalle due squadre, il Gavo Errano ha fatto un tiro in porta nel primo tempo da 25 metri colpendo la traversa, nel secondo tempo un'incursione laterale che mi ha fatto perdere altri 4-5 capelli, già ce n'ho pochi. Però il Carpi ha creato 5-6 nitide occasioni da gol non sfruttandole. Forse ha fatto gol quando nessuno forse ci credeva più, dico forse perché in panchina continuamente tutti i ragazzi, anche quelli che erano stati sostituiti, continuavano a incitare i loro compagni in campo dicendogli di credere fino alla fine perché si poteva fare un gol da un momento all'altro. Siamo stati ricompensati soprattutto per la voglia e per lo spirito di sacrificio che hanno messo oggi in campo i ragazzi. Gol di Giglio, ma giocata determinante di Gaudio che abbiamo messo in campo lei da qualche minuto. In questi casi si dice che ci ha visto bene l'allenatore. Ah, dai, un po' di fortuna per non usare un altro termine più colorito. Ma di Gaudio ha qualità importantissime per la categoria, ha velocità, qualità tecniche e che questi lampi dovrebbe riuscire a farne di più durante l'arco della partita. Ora Totò magari mi dirà, mister, se mi faceva giocare prima, sì, però lui sa a cosa mi riferisco perché spesso ne parlo con lui, è un giocatore sul quale la società ha puntato molto, è un giocatore che a me piace, è duttile, può essere utilizzabile in più ruoli, mi auguro che in futuro possa tornarci utile come lo è stato oggi. È ancora difficile capire i valori di questo campionato, siamo alla prima giornata, il Gavo Errano veniva dato, anche lei mi pare abbia detto che forse sono delle squadre più accreditate come possibili outsider di questo torneo, il Carpi si è giocato alla pari, anzi ha giocato meglio, alla fine ha vinto con merito, quindi dove può arrivare questo Carpi? In questo campionato non si è parlato tanto di obiettivi, però c'è una squadra sicuramente costruita con un po' di ambizione, 18 giocatori oggi anche in panchina tutti potevano entrare a dire qualcosa e altri 4-5 fuori per infortunio squalifico. Se saremo bravi ci ritaglieremo il nostro spazio strada facendo. Dirlo a priori mi sembra prematuro. Ho la consapevolezza di avere dei ragazzi con una gran voglia, con una grande disponibilità nei confronti di tutto quello che gli propone l'allenatore e quindi credo che ci siano le basi importanti per fare una stagione positiva. Poi, anche in ordine cronologico, prima ci salviamo, prima abbiamo la possibilità di pensare a qualcos'altro. Non voglio fare i piagnistei, no. Io vorrei essere salvo alla fine del girone d'andata per avere tutto il tempo per pensare a qualcos'altro. Però solo noi decideremo il nostro futuro. Domenica si facciano, ce l'hanno credo abbia perso oggi 2-0, in trasferta mi sembra sul campo della Giacomense, e mercoledì c'è l'infrasettimanale di Coppa Italia. Come affronterete questi due impegni ravvicinati? Mercoledì sarà l'opportunità per qualche ragazzo che finora per acciacchi o problemi di tesseramento è stato impiegato meno e quindi servirà, io voglio andare avanti in Coppa Italia, non è come molti dicono una rottura di scatole, no, assolutamente, a me serve perché è una rosa abbastanza ampia con tanti giovani, però giovani che meritano di ritagliarsi uno spazio ed è giusto che vadano a mettere in difficoltà l'allenatore facendo prestazioni importanti anche in Coppa Italia. Poi la partita di Celano, non so i risultati di oggi, ma andiamo in un campo ostico, difficile, una squadra molto fisica, molto veloce, che stile Zeman, perché l'allenatore è Modica, uno che ha fatto l'allenatore in seconda Zeman per tantissimi anni, e attenderà un'altra battaglia, ma chi pensa che in Lega Pro ci siano partite facili, ma ha sbagliato tutto. Prego. Perso il campo.